di silenzio. Adesso il momento di raccoglimento, adesso verrà il sacerdote, ci fa la preghiera, ci benedire le candele e poi facciamo la processione. State attenti con le candele e non fa cadere troppo per terra. Grazie, attenzione.
accendetevi la vela. Tu ci dai la notizia, la cattura. Due candele, sono tre. Tutti hanno la candela. Ancora qualcuno che non ce l'ha? Ma è sicuro che non sono ancora in casa? Prego. Sentite, mi facete tanto di candela. Pianto. E chi spaccare la mia, no? Pronti, allora. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, sono trascorsi 40 giorni dalla gioiosa celebrazione del Natale del Signore. Oggi ricorre il giorno nel quale Gesù fu presentato al Tempio da Maria e Giuseppe. Con quel rito egli si assoggettava alle prescrizioni della legge, ma in realtà veniva incontro al suo popolo che lo attendeva nella fede. Guidati dallo Spirito Santo, vennero nel Tempio i santi veglianti Simeone e Anna. Illuminati dallo stesso Spirito, riconobbero il Signore e pieni di gioia gli resero testimonianza. Anche noi, qui uniti dallo Spirito Santo, andiamo nella casa di Dio incontro a Cristo. Lo troveremo e lo riconosceremo nello spezzare il pane, nell'attesa che egli venga e si manifesti nella sua gloria. Preghiamo. O Dio, fonte e principio di ogni luce, che oggi hai manifestato al giusto Simeone Cristo, luce per i relatti alle genti, ti supplichiamo, benedici questi ceri, e di ascoltare le preghiere del tuo popolo che viene incontro a te con questi segni luminosi e con inni di lode. Guidalo sulla via del bene perché giunga alla luce che non ha fine. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, guarda i tuoi fedeli riuniti nella festa della presentazione al Tempio del tuo unico Figlio fatto uomo, e concedi anche a noi di essere presentati a te, purificati nello Spirito, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Possiamo spegnere le candele. Dal libro del profeta Malachia. Così dice il Signore Dio: ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me, e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate. E l'angelo dell'alleanza che voi sospirate, eccolo venire, dice il Signore degli eserciti. Chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è come il fuoco del fonditore e come una sciva dei lavandai. Siederà per fondere e purificare l'argento. Purificherà i figli di legno, li affinerà come oro e argento, perché possano offrire al Signore un'offerta secondo giustizia. Allora l'offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà gradita al Signore, come nei giorni antichi, come negli anni lontani. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Vieni, Signore, nel tuo Tempio Santo. Vieni, Signore, nel tuo Tempio Santo. Alzate, o voce, la vostra fronte. Alzate le sue antiche, ed entri il Re della gloria. Vieni, Signore, nel tuo Tempio Santo. Chi è questo Re della gloria? Il Signore forte e valoroso, il Signore valoroso in battaglia. Vieni, Signore, nel tuo Tempio Santo. E chi è mai questo Re della gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della gloria. Vieni, Signore, nel tuo Tempio Santo.
Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è stato scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito si recò al Tempio e mentre i genitori gli portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele». Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Questa festa ricorda la presentazione al Tempio di Gesù bambino, portato dai genitori Maria e Giuseppe, 40 giorni dopo la sua nascita. Quindi, dalla presentazione al Tempio prende il nome la festa della presentazione al Tempio del Signore. Però col tempo questa festa si è chiamata anche festa della candelora, perché inizia accendendo le candele, benedicendo le candele e spiegando perché siamo qui. Ecco, è un incontro di luce con Gesù, con Maria e Giuseppe, i personaggi che abbiamo sentito nominare, in particolare Simeone e Anna. Questi due erano avanzati nell'età, Simeone pieno di Spirito Santo, Anna sempre in preghiera. E questa bella famiglia che era raccolta in quel momento attorno a Gesù nel Tempio, noi siamo con loro e con le candele accese. È la festa della luce, un incontro di luce, perché Gesù fin dalla nascita, quando è stato deposto nella mangiatoia, ha fatto vedere l'amore di Dio per noi. Ecco la luce fa vedere l'amore di Dio per noi. Il Padre ci ama come ama Gesù, e lui stesso ce l'ha spiegato quando è cresciuto
come il Padre ama me, così io amo voi. Siamo figli amati dal Padre come è amato Gesù. Ecco la festa di luce, e la luce è lo Spirito Santo che sta dentro di noi, perché Lui ci fa vedere attraverso Gesù bambino l'amore del Padre per noi. Gesù poi, come dicevo, ce lo spiega e ce lo ricorda ogni volta che recitiamo il Padre nostro. Padre nostro, ecco, ci ricordiamo tutto questa verità che stiamo ricordando adesso con la candelora. Dice anche un'indicazione ai genitori. I genitori hanno il compito di educare i loro figli, come ha fatto Maria e Giuseppe, fino a dire Padre nostro con lo stesso amore di Gesù. Questo è il compito educativo dei genitori. Il risultato che con l'aiuto dello Spirito Santo devono ottenere. Ogni figlio che nasce deve arrivare a dire con consapevolezza, con maturità nell'amore, Padre nostro. Poi, ancora col tempo, questa festa ha preso anche un altro nome, la festa dell'incontro. Gesù che incontra il suo popolo rappresentato in quel momento da Simeone e da Anna. Adesso viene incontro a noi, Gesù che viene incontro a noi. Noi lo accogliamo e gli diciamo: Gesù, tu vieni perché ci ami e hai dato la tua vita per noi. E questo è un momento, questo momento dell'incontro è importante, perché si tratta di un incontro che non è soltanto la memoria di quello che ci ha raccontato il Vangelo, un incontro per ricordare come Gesù ha incontrato Simeone e Anna. È vero, ma non è soltanto questo, perché si tratta di un incontro al vivo. Effettivamente Gesù ci incontra al vivo attraverso l'Eucaristia. L'Eucaristia è Gesù, quello stesso bambino che ha preso tra le braccia Simeone e poi anche Anna. Noi lo facciamo stringendo tra le braccia Gesù, bambino, e Gesù risorto, ma è quel bambino, lo stringiamo tra le braccia, gli diciamo tutto il nostro amore. Tu ci hai amato e hai dato te stesso per noi, per me, e anch'io voglio fare adesso di tutta la mia vita un dono per te. Ecco, un incontro dove ci confermiamo nell'amore reciproco tra Gesù e noi. Poi c'è anche un momento dove Simeone annuncia a Maria che una spada trafiggerà la sua anima. Cioè oggi, ecco, dalla nascita di Gesù è iniziata davanti a te la via dell'amore. Tu seguirai il tuo figlio, ma la via di Gesù è la via dell'amore. Però qui in terra la via dell'amore passa attraverso il dolore. L'amore vero qui in terra non può andare avanti, non può camminare, non può progredire, non può maturare se non attraverso ciò che fa soffrire. Quindi il cammino dell'amore qui in terra è amore, dolore, amore. Alla fine, attraversando il dolore, resta in piedi soltanto l'amore. In cielo invece la via dell'amore sarà diversa. Amore, amore, amore. Non ci sarà il dolore,
l'abbiamo già consumato qui in terra nell'amore. Ecco, allora questo è importante, perché Maria si fa nostro esempio per dire: voi siete cristiani, appartenete a Gesù, appartenete al Padre, allo Spirito Santo, quindi dovete camminare nella via dell'amore della Santissima Trinità. Però ricordatevelo, è la vita di tutti i giorni che vi convince che è così, che qui in terra l'amore verso passa attraverso il dolore. Però solo l'amore resta. Questo è l'altro momento che viviamo in questa festa insieme con Simeone, guardando in modo particolare Maria. Vedete quante cose succedono in questa festa che stiamo celebrando. Non dico tutto, ci sono altre cose che pure succedono, però non possiamo prenderlo troppo alla lunga. Già abbiamo detto tante cose. Ecco, lo Spirito Santo è luce e attraverso Gesù ci fa vedere che Dio ci ama immensamente. Abbiamo un Padre che ci ama come Gesù. Lo incontriamo adesso e lo Spirito Santo ce lo fa riconoscere attraverso un piccolo pezzo di pane che è Gesù Eucaristia, e lo accogliamo rivivendo al vivo quello che quel giorno ha vissuto Simeone e Anna. Un incontro che comporta tanta sapienza, la sapienza che qui in terra l'amore passa attraverso il dolore, ma solo l'amore resta, mentre in cielo il cammino sarà amore, amore, amore. Dico soltanto un'altra cosa riguardo al nome della candelora. Le candele che voi avete fra le mani si devono portare a casa. Una volta, quando si andava dalla nonna, meno la mia nonna, voi sbinnonni, si andava dalla nonna e a capo del letto c'era la croce e c'era una candela appesa, almeno 2 o 3 volte più lunga di quella che avete voi. Si chiamava appunto la candela della candelora, cioè lo Spirito Santo che fa vedere l'amore di Dio. Ora, quella candela veniva accesa, come potete fare anche voi, la mettete nella cameretta, la appendete a una parte, la mettete in un contenitore, vedete come fare, quando avete bisogno di luce, cioè avete bisogno di sentirvi dire dallo Spirito Santo Dio ti ama, accendi la candela. Quasi come un momento di preghiera, ho bisogno di luce. Spirito Santo, dimmi che Dio mi ama. E lo Spirito Santo te lo dice, accendi la candela. Così quando vuoi pregare, come ha pregato, pregava sempre alla Anna, quella donna anziana, cioè stare sempre con Gesù, stare sempre con Dio, accendi quella candela, ti aiuta a incontrare Gesù. Oppure per le nonne, che succedeva che quando ormai anziane, più anziane di Simeone e Anna, quindi quando ormai stavano per partire per il cielo, ecco allora il sacerdote che portava Gesù, il sacerdote porta Gesù, quando una persona sta partendo per il cielo, insieme a tutti i presenti, i parenti, i vicini di casa, si accendeva questa candela, perché come ha detto Simeone, si muore e nell'attimo in cui si muore si è certi di vedere la gloria del Signore, cioè com'è Gesù in cielo. Nell'attimo in cui si muore, la morte non la vediamo noi, la morte la vediamo noi, non chi muore. Chi muore, nel momento in cui sta morendo, i suoi occhi del cuore si aprono sulla gloria del Signore. Dio com'è in cielo e si vede, e
si comincia a viaggiare in paradiso insieme con Gesù. Ecco, si accendeva quel cielo per dire sta proprio succedendo come quel giorno disse Simeone a Maria prendendo tra le braccia Gesù. Ora puoi lasciare, immaginato la nonna, il nonno che sta per partire per il cielo, ora puoi lasciare con la candela accesa della candelora, ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele. E si parte. Noi umanamente un po' addolorati, anche loro partono perché la partenza attraverso la morte è la prova delle prove, ma poi tutto finisce in cielo, alla presenza di Dio. Dobbiamo ricordarci di queste cose, hanno accompagnato quelli che sono venuti prima di noi per tanti e tanti e tanti anni, hanno vissuto in questa fede, ma adesso l'abbiamo un poco dimenticata, non ce la dobbiamo ricordare, perché sono momenti importantissimi nella nostra vita. Intanto voi più piccole ricordatevi che la candela dovete conservare, la stanzetta, la dovete accendere magari quando dite il Padre Nostro e per ricordarvi che il Padre vi ama immensamente come ama Gesù, ciascuno di voi. Convocati dallo Spirito per celebrare l'incontro tra Gesù, luce delle genti, e l'umanità in attesa di salvezza, ci uniamo a Maria e Giuseppe per essere da loro presentati a Dio nostro Padre. Visita il tuo popolo, Signore. Visita il tuo popolo, Signore. Padre della luce, che hai voluto la Chiesa sacramento del tuo incontro con gli uomini, fa che porti l'annuncio del Vangelo laddove più fitte sono le tenebre del male. Noi ti preghiamo. Visita il tuo popolo, Signore. Tu che chiami alcuni dei tuoi figli a lasciare ogni cosa per seguire Cristo, fa che offrano con fedeltà la loro vita, a gloria del tuo nome e a servizio dei fratelli. Noi ti preghiamo. Visita il tuo popolo, Signore. Tu che conosci il buio e le ombre di morte del nostro tempo, fa che gli uomini vedano in Gesù la luce che dissolve l'oscurità. Noi ti preghiamo. Visita il tuo popolo, Signore. Tu che sei l'origine e il fondamento della comunità domestica, fa che nelle famiglie i bambini siano aiutati a crescere in sapienza e grazia e gli anziani siano onorati come dono prezioso. Noi ti preghiamo. Visita il tuo popolo, Signore. Tu che semini nel cuore dell'uomo il desiderio di vedere il tuo volto, fa che custodiamo la luce di questo giorno di festa per camminare nei sentieri del mondo come fedeli discepoli di Cristo. Noi ti preghiamo. Visita il tuo popolo, Signore. O Padre, che nel tuo Figlio presentato al Tempio manifesti visibilmente l'incontro tra l'antica e la nuova alleanza, fa che la tua Chiesa sperimenti con Maria la gioia di essere madre dell'umanità nuova che cammina nello splendore della tua luce. Per Cristo nostro Signore. Amen. Thank you.
Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, allora e gloria del nostro nome, per il bene nostro e di tutta la tua Santa Chiesa. Accogli i doni della Chiesa in Cristo, Padre, come hai gradito l'offerta del tuo Figlio unigenito, agnello senza macchia per la vita del mondo, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Solo ricordi al Signore. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. E cosa buona e giusta. Veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il tuo Figlio, generato prima di tutti i secoli, oggi presentato al Tempio e proclamato dallo Spirito Santo, gloria di Israele e luce delle genti. E noi esultanti andiamo incontro al Salvatore e con l'assemblea degli angeli e dei santi cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane e rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo il corpo del Signore, proclamiamo la tua risurrezione e
della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, i santi Simeone e Anna e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede, nell'amore, la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Salvatore, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Ricordati dei nostri familiari, dei nostri parenti, ricordati dei nostri amici, di tutti i fratelli e sorelle di questa comunità. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri deboli, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu hai il regno, tu hai la potenza e la gloria di secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Nello spirito di Gesù risorto, scambiatevi il dono della pace. Il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo, uniti in questo calice, siano per voi cibo di vita eterna.
Agnello di Dio, che dona la vita del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'Agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo e sangue di Cristo ci custodisca per la vita eterna. Thank you.
mi metterò davanti all'altare. Chi vuole può venire per toccarlo, non per baciarlo come si fa nel giorno dell'Epifania, ma come possiamo fare questa sera. Tocco con una mano, significa l'abbraccio, come l'abbraccio del profeta Simeone. Hai capito cosa stiamo facendo? Dice no, giustamente un fatto nuovo, dice ma che stiamo a fare? Gesù bambino si tocca con la mano. Nel giorno dell'Epifania si dà il bacio, il segno di adorazione, sei tu Gesù, Emanuele, Dio con noi. Adesso con la mano, per ripetere come personalmente quello che quel giorno a tempo ha fatto il profeta Simeone. Cosa ha fatto? Ha preso Gesù tra le braccia, è una stretta d'amore di Simeone per Gesù. Ora, venendo qua, toccando Gesù, vogliamo ripetere personalmente, lo voglio fare io adesso, lo voglio fare io come quel giorno l'ha fatto il profeta Simeone. È chiaro questo? O è difficile a capire questo? Thank you.
ardente attesa del Santo Simeone, porta convivendo in noi l'opera della tua misericordia. Tu che gli hai dato la gioia prima di vedere la morte, di stringere tra le braccia il Cristo tuo Figlio. Concedi anche a noi, con la forza del pane eucaristico, di camminare incontro al Signore per ottenere la vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Il Signore vi benedica e vi custodisca. Amen. Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia. Amen. Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nella luce del Santo Vangelo andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Buona festa e buona serata. Grazie. Vi ricordo che domani San Biagio, la messa solo di mattina. Dico bene? La sera è già domenica. Poi alle 5 abbiamo un evento straordinario, 50 anni di vita religiosa di Soclella. Si può dire? Non lo sa nessuno.